Appuntamento rinnovato con l'informazione a cura del Corriere di Sciacca.it con le notizie di Giuseppe Recca. Indagini in corso dopo il rinvenimento davanti la casa del presidente del Consiglio Comunale di Sciacca Ignazio Messina di un sacchetto con all'interno un cane morto. L'episodio riporta con prepotenza al centro del dibattito l'allarme lanciato dagli amministratori della provincia nelle scorse settimane rispetto al clima di odio sociale sempre più evidente che serpeggia nelle nostre comunità. Lo conferma il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara che questi problemi insieme ad altri suoi colleghi li segnala da tempo. Commozione in città per l'improvvisa morte di Ezio Russo, manager saccense di 52 anni che da tempo svolgeva la sua attività professionale in Lombardia, in provincia di Varese. Ha lavorato con importanti multinazionali ed è stato inserito di recente da Forbes in una classifica di influenti professionisti a livello mondiale. A Sciacca in molti lo ricordano anche per i suoi trascorsi sportivi. Giornata dell'orgoglio e dell'appartenenza all'avvocatura del Foro di Sciacca e dell'accoglienza dei giovani al Teatro Comunale L'Idea di San Buca di Sicilia nell'ambito di una cerimonia organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca. Premiati gli avvocati che hanno raggiunto i 25 anni e i 50 anni di esercizio della professione forense, ma anche i neoavvocati che hanno ottenuto il migliore risultato all'esame di abilitazione e a quali è andato il riconoscimento della toga d'oro. Si tratta degli avvocati Michele Ciancimino, Valeria Venezia e Ilenia Maria Sola. A loro è andato il prestigioso riconoscimento intitolato alla memoria dell'avvocato e alto magistrato Onorio Testoni. Causa allerta meteo, diramata ieri sera, è stata annullata la prima delle quattro giornate di Natale alla Marina. Le iniziative natalizie che sono state previste lungo le scalinate che dal centro storico di Sciacca conducono fino alla zona portuale. L'inaugurazione della manifestazione avverrà domani, domenica 11 dicembre alle 8 in piazza Campidoglio. Il cantante Achille Lauro si esibirà a Capodanno in piazza Marconi ad Agrigento. Lo ha annunciato oggi l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Franco Miccichè in occasione della presentazione, in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello, del programma degli eventi natalizi intitolato Destinazione Agrigento. Previsti quasi un mese di appuntamenti quotidiani con musica dal vivo, spettacoli teatrali, le tradizionali novene, concerti a tema e la lunga notte di San Silvestro in piazza Marconi con Achille Lauro, ma anche con Lello Analfino e i Tinturia. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.